direzione Rifugio Gnutti. Giornata perfetta per ora, speriamo di schivare le nuvole. Parte scale del Miller. Ci siamo quasi in Val Miller. Dopo un'oretta, Serafino Gnutti con la diga, prima tappa andata. Vediamo adesso il cuore dove ci porterà, perché le gambe sentono i gin tonic del venerdì sera. E infatti, no, è sporco perché ce l'ha un po' di... Direzione Passo Cristallo. Tra poco inizierà un altro calvario che durerà quasi 1000 metri di dislivello. Fa vedere. Cima Plema. Oddio, non si regge. Vabbè, Passo Cristallo, 1:50. 2:30 ci siamo. Bivacco Golini. Dobbiamo andare a fare la notte di nuovo. Per forza, per vedere il tramonto. Vieni anche te, Bach. Ovvio. Ci ritentiamo. Comincia il ravanage. Prosegue lo sfacchinaggio. Il compenso la vista sul Passo d'Avello. Cima Prudenzini e la Valle. Damello, i ragazzi in forma sbagliante. Ma quello è, si dà la spinta. Di là vediamo già le vette tra la Val Salarno e Adamè. Da lì le persone al passo. Passo Cristallo, però ci speriamo da Crestina fino a Cima Plem. Dai, ancora un'oretta fatta bene. Scollinata verso il Tonolini. Corno Baitone. Rascolo, cose del genere. Garibaldi. Aspetta, dai, me ne vado
devo andare decisamente peggio. Ah, anche decisamente meglio. Però ci siamo. Tanto era arrivare. Ciao. Giù veloci verso la macchina che chiamano temporali. Volevamo fare la discesa al Passo Cristallo Tonolini, ma siamo un po' stanchi e siamo di fretta, quindi prossima volta. Si poteva far benissimo in salita, ecco, sempre meglio farla in salita che in discesa. Ora giù al Premassone a corso, e ora per riprendersi una bella pucciata ai piedi.